Bentrovati a questa diretta che la WISP, la redazione nazionale WISP, sta organizzando insieme a 25 città collegate su tutto il territorio nazionale che vi trasmetteranno, vi racconteranno questo Vivi Città. E in questo momento, come vedete, qui nella WISP nazionale c'è Massimo Tossini, Elena Fiorani, Francesca Spanò e Federico Pasquali. Ecco, cerchiamo di sapere quali sono le ultime notizie dalle varie città. Massimo Tossini. Ma notizie, la notizia più bella, diciamo, è che è bel tempo dappertutto, per cui questo spieghiamo porti a una grande partecipazione. I comitati stanno lavorando, hanno fatto, diciamo, una buona promozione della manifestazione e crediamo che quest'anno supereremo il record dei partecipanti. Ecco, lo vedremo strada facendo. Grazie Massimo. Federico Pasquali, la stampa, i media, come stanno rispondendo? Bene, come sempre ricordiamo che questa comunque è stata la prima gara e rimane ancora l'unica che ha questo potere, cioè quello di unire un po' la stampa italiana, perché si correrà in 42 città italiane e anche in 11 estere, e la Gazzetta dello Sport, il Corriere dello Sport, la Repubblica, ma soprattutto tante edizioni locali, un po' tutti i giornali, i siti internet, le radio ne stanno parlando ormai da giorni, e la forza di Vivi Città a livello mediatico è proprio questa, il fatto che in un giorno in tutta Italia comunque se ne parla di questo evento. Ecco, a proposito di media, ricordiamo Vivi Città è partita nel 1984 proprio grazie a un rapporto di collaborazione con Radio 1 Rai. Oggi Radio 1 Rai, per problemi di palinsesto, non può dare il via, ma seguirà Vivi Città attraverso varie finestre. Per questo la redazione nazionale WISP ha allestito questa diretta. Francesca Spanò, come vedete, è già all'opera. Francesca sta lavorando ai collegamenti, così come Elena Fiorani. Io ne approfitto per ringraziare tutte le decine di volontari, centinaia di volontari in giro per l'Italia per garantire questo Vivi Città. 42 città italiane, 11 all'estero, e poi si corre anche nei penitenziari. Durante questa nostra diretta ci collegheremo alle 10.30 da Pozzallo, dove daremo il via con il sindaco di Pozzallo, la porzione di costiera della Sicilia dove avvengono gli sbarchi. Liberi di muoversi sarà lo striscione che aprirà la Vivi Città a Pozzallo, e poi ancora ci collegheremo subito dopo con Reggio Emilia, dove ci sarà il presidente nazionale del WISP Vincenzo Manco, insieme a una serie di altri presidenti regionali, volontari, atleti che animeranno questo Vivi Città. Grazie ancora a tutti. Elena Fiorani, ecco, se puoi un attimo interrompere la telefonata, perché anche te avevi qualcosa da dire. Prego Elena. Sì, allora io ricordo che Vivi Città è sostenuta da Marche, broker assicurativo leader in ambito sportivo, e da Premia, fornitore ufficiale. In più c'è la collaborazione della Fidal, di Radio 1 Rai, del Corriere dello Sport, di Agenda 21 e LifeGate. Grazie Elena. Vivi Città è una manifestazione molto complessa che si regge sull'equilibrio, sulla partecipazione e sull'attivismo di centinaia di persone in tutta Italia. Grazie alle istituzioni, grazie agli sponsor nazionali e locali, grazie a tutti coloro che daranno una mano. Rimanete sulla pagina Facebook WISP Nazionale, perché tra qualche secondo la linea passerà a Bolzano e così attraverso 25 città ci collegheremo, lo ripeto, anche con il Libano sino a mezzogiorno. E noi qui dalla WISP Nazionale vi ringraziamo e passiamo la linea a Bolzano. Buongiorno, siamo in diretta da Bolzano, sono le 10, 22 gradi, temperatura piacevolissima. Siamo fermo nei preparativi per la Vivi Città, abbiamo già un 300 iscritti più o meno tra la competitiva e la non. Lasciamo adesso la parola alla direttrice del comitato di Bolzano. Ciao a tutti,
È una giornata fantastica, abbiamo lavorato con fatica e si sente per organizzare Vivi Città che percorre tutte le città d'Italia. Noi siamo i primi, quest'anno 6-12 chilometri e una camminata per tutti i cittadini. Una giornata particolare perché Vivi Città occupa tutta la mattinata e poi rientriamo in una giornata particolare, appunto, chiusa completamente la città al traffico, quindi dedicata al movimento e all'ambiente. E quest'anno appunto il pomeriggio ci sarà Recycle e ci saranno vari laboratori, stand e tutto organizzato insieme a WISP dal comune di Bolzano. Ritorno dopo, lascio due parole a Brunella, ciao dopo! Sì, Comune di Bolzano, in particolare l'assessorato all'ambiente e alla mobilità, in occasione del Vivi Città ha organizzato una giornata senza auto, quindi dalle 10.30 alle 16 Bolzano sarà solo dedicata a pedoni e ciclisti e come detto ci saranno tante iniziative qui in Piazza Tribunale, ci saranno dei laboratori per bambini, iniziative dedicate al riciclo, all'ambiente e poi tante iniziative di mobilità, in particolare una caccia al tesoro in bicicletta per scoprire la nostra città. Benissimo, grazie Brunella dell'Ufficio Mobilità del Comune di Bolzano. All'interno di Vivi Città avremo anche Sport Antenne, questo progetto nazionale sempre della WISP. Vi passo il responsabile, Andrea Salute. Ciao a tutti, siamo qua con ragazzi per il progetto di Sport Antenne, siamo qua con ragazzi delle scuole, ragazzi stranieri delle diverse strutture in cui sono ospiti. Lascio la parola a loro per se possono dirci come mai siete qua, come vivete questa emozione, questa competizione. Ciao a tutti, io sono Fofana Cedric e vengo dalla Costa d'Avorio. Oggi stamattina sono a questa competizione per partecipare con gli amici e per conoscere. Sai che siamo qui, siamo giovanissimi e per noi è molto importante per conoscersi e per avere tanti amici. Grazie. Un ragazzo, uno studente della scuola del liceo Pascoli. Ciao a tutti, io sono Leonardo, appunto frequento la scuola Pascoli e sono qui oggi a percorrere questa gara con i miei compagni di scuola e i miei amici della Casa Rossa, con i quali abbiamo passato parecchi mesi molto piacevoli insieme e sono qui per divertirmi e anche una piacevolissima giornata. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Christian, io vengo da Nigeria, io sono qua per fare sport di correre con amici. Proprio oggi, un po' più bella giornata per noi, siamo molto contenti per fare questa cosa. Grazie a tutti. Grazie ragazzi, buona Vivi Città tutta Italia, ciao. Bolzano i primi, ciao! Eccoci qua. Allora, buona giornata da Salice Terme, dove si sta svolgendo il Vivi Città della provincia di Pavia. Stiamo trasmettendo dal Parco delle Terme di Salice e vediamo i passaggi di atleti che stanno al primo giro di 6 km per arrivare poi al 12 gara competitiva che si svolge in varie città italiane oggi, Catanzaro, Civitavecchia, Ferrara, La Spezia, Latina, c'è solo per citarne alcuni, ci sono un sacco di atleti da tutta Italia, abbiamo degli atleti che vengono dal Lazio, degli atleti che vengono dall'Emilia Romagna per correre qua a Salice Terme, provincia di Pavia. 141 in questa competitiva di 12 km a cui si aggiungono 120 tutti al trail che è un'iniziativa collaterale a questa manifestazione del Vivi Città e a cui si aggiungono poi altri 100 iscritti alla non competitiva. Forza ragazzi! 9-10-30 secondi. Continuano i passaggi, la testa della corsa. La testa della corsa è tenuta Vincenzo, da Vincenzo Scuro. Seguito da un atleta dell'Atletica Pavese. Il marocchino Ben Kacem Mohamed. Mentre per la competitiva donne è Karim Angotti della Garlaschese che sta conducendo con netto vantaggio su tutte le dirette inseguitrici. Bene, vi salutiamo. Un saluto da Salice Terme. Diretta è arrivata la diretta nazionale. Allora, da Siena,
qui nella fortezza Medicea del 1000, costruita nel 1560, dovrebbero arrivare i primi arrivati, il primo arrivato della competitiva, partecipanti, un migliaio di partecipanti a questa manifestazione, temperatura direi ottimale, 18 gradi, 19, e abbiamo, qui siamo a 40 minuti, purtroppo siamo partiti prima perché per problemi di traffico, il percorso che ha visto questa 12 chilometri competitiva attraversare la città di Siena, attraversare Piazza del Campo, bellissima piazza dove c'è la Torre del Mangia, dove si corre il Palio di Siena, ha attraversato anche posti come la Santa Maria della Scala, uno dei più antichi o forse il più famoso al mondo ospedale, situato nella via Francigena, e vediamo qui che arrivano tutti non competitivi per adesso, ok? E dovrebbero, mi dicono che a 40 minuti e 13 secondi stiamo aspettando il primo concorrente, che è la 12 chilometri competitiva. Il percorso è molto molto bello, come dicevo, e quindi arriva il primo vincitore, perché vedo già la bicicletta, quindi mi sto avvicinando verso il traguardo. Okay, e vediamo che è il numero 105 di vicenda, Christian Fois, Sport Costa d'Argento, e ora mi dirà 41 e 48, ora vado, lo cerco, Christian, scusa un attimo, ciao, siamo in diretta Facebook, se vuoi venire più qua, siamo in diretta nazionale tra l'altro, Facebook, che mi dici di questo percorso, 41 minuti e 18. Facebook nazionale in diretta, percorso molto bello, anche se non si parte più da Piazza del Campo, ci si transita due volte, quindi è bellissimo uguale, veloce, sì. Complimenti all'organizzazione e tutto quanto. Grazie mille Christian, complimenti ancora, vieni più avanti Christian, che ti vogliono vedere meglio evidentemente. Allora, io stavo dicendo nel frattempo che il 18 gradi 19, quindi è una manifestazione che ci ha assistito anche, diciamo, il tempo, che ha influito parecchio oppure no, che dici, questa temperatura? No, anzi, si è scaldata ora, la partenza era abbastanza fresca, no, poi non c'è vento, tutto a posto. Perfetto, io ringrazio ancora Cristo, è primo arrivato, mi dici la società intanto? Atletica Costa d'Argento. Atleti di? Porto Erco, Monte Argentario. Quindi abbiamo Monte Argentario, Grosseto, il primo classificato, e quindi ora ti diamo, sicuramente ti mandiamo a prendere il premio, grazie mille. E come dicevo ora, il caldo sicuramente influisce in bene. E le difficoltà trovate facendo Piazza del Campo per due volte, perché il percorso si divide in due volte, in due da 6 chilometri, e quindi il percorso, diciamo, è abbastanza complicato per il traffico. Stiamo vedendo ancora arrivare gli altri, quindi il secondo e il terzo classificato, Matteo Tamburello da San Gimignano, quindi provincia di Siena. Da culla, quindi, dei bambini. Un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo su Facebook, sul profilo WIS nazionale. Benvenuti alla 23ª edizione di Vivi Città. Poci Vimo Mesti qui dal centro di Gorizia. Un applauso da parte della banda della città di Cornossi. Passiamo subito il microfono al nostro ospite canterino Fabian Falcomer, che sta per introdurre quindi questa diretta alla sua maniera. Popolo di Facebook, benvenuto. Dobrodošli.
Adrian Falcomer, quindi di nuovo sul nostro palco, e così ha dato l'inizio alla diretta Facebook che stiamo proponendo al popolo di internet. Con noi oggi Elena De Betto, presidente WISP del Friuli Venezia Giulia. A lei la parola, buongiorno e benvenuta. Buongiorno, dobrodan, e benvenuta a tutti, dobrodošli. Oggi noi partecipiamo appunto, anzi voi partecipate a Vivi Città, che WISP organizza da 30 anni, più di 30 anni in Italia e più di 20 anni qui a Gorizia. Ha due grossi significati: uno è quello di garantire il diritto di tutti a muoversi e a fare lo sport, e l'altro, a Gorizia ovviamente, ha sempre avuto questo bellissimo significato di unire nuovamente quello che un confine su una carta aveva diviso. E quindi Liberi di Muoversi, che è lo slogan di quest'anno di Vivi Città, è più che mai significativo in entrambi i casi. Oltre alla giornata di oggi, io sono anche qui per darvi un altro appuntamento e spero di vedervi fra meno di un mese anche a Cormons, dove la WISP organizzerà insieme con dei partner europei in un progetto europeo la manifestazione Frania, e quindi lì invece vi aspetto con la bicicletta. Grazie alla presidente del WISP Friuli Venezia Giulia. Adesso passiamo la parola a Uroš Jug dell'ente sportivo di Nova Gorizia. Znamio tu di Uroš Jug, direttore sporta casato da WISP Nova Gorizia. Dobrodan. Ciao a tutti, qua è Torino, Parco del Valentino. La giornata è bellissima, ci sono un sacco di iscritti, 1000 circa alla competitiva, e tanti cani, amici a crozzampe, soprattutto nella non competitiva, circa 600 persone. Avremo il via anche dei top runner, come Shid Mustafa, che ha un personale di 1,06 sulla mezza maratona. La nostra giornata è iniziata nel migliore dei modi, con una bellissima temperatura. Il via sarà dato alle 10:30, come in contemporanea come tutte le altre città, dall'assessore allo sport della Regione Piemonte, Giovanni Maria Ferraris, e dall'assessore allo sport del Comune di Torino, Roberto Finardi. Possiamo dirvi che quest'anno la non competitiva ha avuto molto successo. Avremo al via anche 26 rifugiati politici e abbiamo anche un gazebo del progetto Sport Antenne, per sostenere come il progetto nazionale dedicato ai rifugiati. Il luogo da cui vi trasmettiamo è splendido. Siamo di fronte alla Facoltà di Architettura del Parco del Valentino e si presta molto bene. Il percorso di 12 km della competitiva sarà lungo le sponde del fiume Po, e quindi tutto nel verde praticamente. Non daremo assolutamente fastidio alla viabilità. Tutti si stanno saldando, abbiamo avuto anche tantissimi bimbi che hanno corso, e praticamente è l'unica corsa che c'è nella provincia di Torino che ci sta dando molta soddisfazione questo. Vicino a noi abbiamo la presidente WISP regionale, che farà una battuta circa la manifestazione di oggi, Patrizia Alfano. Niente, come al solito Vivi Città è un momento bellissimo ed emozionante per tutti noi, perché è lo sport sociale che corre, quindi è una cosa che è piena di valori, e ogni anno ce lo confermano i partecipanti. Quindi vado sul palco a far partenza. Ciao a tutti. Grazie Patrizia. E vicino a noi abbiamo anche il responsabile della regionale della Lega Nuoto, che è Nunzio Stefano. Cosa ne pensi di questo evento? Come mai sei qua? Sono qua perché la WISP è nel cuore di tutti noi, di conseguenza partecipiamo come WISP regionale. E poi una bella giornata come questa e tanta gente che veramente non me l'avrei mai aspettato, il numero sì alto di partecipanti. Comunque bello, bellissimo. E
comunque tanti premi come sempre, soprattutto ci saranno anche tante colombe perché siamo in periodo di Pasqua, quindi direi che è quanto mai importante avere anche un riconoscimento per il periodo. Come vedete io sono proprio al centro della partenza, abbiamo tutti i polisti che si stanno preparando e attendono tutti quanti il via da Pozzallo, a cui daremo tra poco la linea. Posso dirvi che poco dopo in coda partiranno tutti i camminatori, che sono anche tantissimi, di Nordic Walker. Avremo anche molti con lo skate del longboard, perché un bel gruppo degli indisciplinati partirà in coda alla corsa competitiva. E va bene, non mi resta che salutarvi, perché ormai dobbiamo dare la linea a Pozzallo, qui da Torino abbiamo chiuso, vi ringraziamo e buona corsa a tutti quanti. Buongiorno, prendiamo il collegamento da Pozzallo, questa è la costa dove avvengono molti sbarchi di migranti. Tra pochi minuti daremo il via alla 34esima edizione di Vivi Città, la corsa più grande del mondo, organizzata dalla WISP. In questo momento siamo nel lungomare di Pozzallo, insieme a decine di ragazzi delle scuole, insieme agli operatori umanitari di Tears the Homes ed insieme a tutta la comunità cittadina, che ringraziamo della partecipazione. Vivi Città è la costa della solidarietà, dell'integrazione e dell'amicizia internazionale. Per questo daremo via da Pozzallo insieme al sindaco Luigi Amaduna, con la presenza del presidente della WISP Sicilia, Enzo, buonasera. La passeggiata ludica motoria che faremo dal lungomare sarà aperta dallo striscione con su scritto "Liberi di muoversi", uno slogan che rappresenta tutto il popolo dello sport sociale per tutti i WISP. Abbiamo con noi il sindaco di Pozzallo, Luigi Amaduna. Sindaco, quali sono i valori che esprime tutta la città di Pozzallo oggi? La città di Pozzallo esprime il valore della solidarietà e dell'accoglienza, la città che accoglie tantissimi migranti che arrivano sulla banchina del porto di Pozzallo e poi vengono ospitati immediatamente nell'hotspot che è nel recinto portuale. Diamo accoglienza a queste persone che scappano dalla fame, dalla miseria e dalle guerre, e sicuramente si aspettano di avere un futuro migliore. L'Europa, l'Italia, Pozzallo li accoglie per garantire loro una vita sicuramente che possa rispecchiare quali sono i valori della civiltà e dell'umanità. E la gara di oggi, la passeggiata ludica sportiva, che significato ha, che, oltre al benessere salutistico? Sì, sicuramente sì, è una passeggiata che consente a tanti giovani, a tante persone di muoversi e di fare attività sportiva, ma è anche un messaggio che parte da Pozzallo per l'integrazione, per il risveglio dei valori umani, quello della solidarietà, dell'accoglienza. Quindi ha un duplice effetto questa manifestazione di stamattina, e sono orgoglioso di essere il sindaco di questa città che dà il via, e grazie a lui, per Terre des Hommes, che ci dà la possibilità di avere questa ribalta nazionale ed internazionale. Grazie sindaco, tra pochi minuti gli daremo il microfono di nuovo per la partenza. E ringraziamo anche la RAI per la presenza della competizione, che darà motivo, diciamo, di una partenza a livello nazionale. E qui pure con noi l'assessore allo sport, turismo e spettacolo, Giorgio Scarso, del comune di Pozzallo. Una breve introduzione, diciamo, a questa manifestazione e a questa passeggiata ludica motoria. Allora, per la nostra città è molto importante, perché Pozzallo in questi anni si è distinto per essere un paese accogliente, quindi questa passeggiata così ludico motoria ci dà la possibilità di far rivivere la nostra città una ribalta non solo nazionale ma anche internazionale, grazie anche ai mezzi che portano avanti il nome della nostra città. Quindi è un esempio importante, che questo messaggio di pace, soprattutto il contesto in cui stiamo vivendo, è molto importante, appunto tutti assieme
insieme è un messaggio simbolico che questa passeggiata vuole rappresentare la città di Pozzallo non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Grazie assessore Scarso. Tra 30 secondi daremo il via nazionale alla Vivi Città 2017. Sindaco, siamo pronti, a lei la parola per il via nazionale di Vivi Città 2017 WISP. Vivi Città 2017, 3, 2, 1, via. Siamo adesso con il presidente regionale WISP Sicilia, Enzo, buonasera. Le pongo una domanda. Presidente, che significa oggi essere a Pozzallo e rappresentare tutta la WISP? Intanto grazie per l'invito e la possibilità di poter essere qua insieme al sindaco a Pozzallo. Per la WISP significa essere parte integrante di un problema a livello nazionale e anche internazionale. La venuta delle persone che sbarcano qua a Pozzallo per noi significa essere vicino a loro e dare la possibilità con questa amministrazione che in contemporanea è partita in 42 città italiane per fare in modo che tutti possano muoversi. Il nostro slogan è liberi di muoversi, sta a significare proprio questo, dare la possibilità anche a persone che non sono della nostra terra e che fuggono dalle loro terre per problematiche che tutti conosciamo, dare la possibilità di venire qua e noi abbiamo come scopo principale fra i nostri valori della WISP quello dell'integrazione. La partecipazione in molti comitati che stanno facendo correre o nella passeggiata fare molte persone di alcune comunità ci rendono orgogliosi per far sì che in questa occasione tutti possano essere integrati, anche perché noi facciamo in modo che le persone siano ben accolte. E per quanto riguarda il Vivi Città a livello nazionale, la nostra corsa che si corre in 42 città italiane e in 25 istituti penitenziari, perché un altro nostro modo è quello di integrare anche negli istituti penitenziari. Proprio oggi a Palermo stanno correndo a Palermo dei detenuti del Malaspina che hanno avuto il giorno per poter partecipare e integrarsi con il nostro gruppo. Per quanto riguarda i valori delle Vivi Città, per noi è la gara simbolica della WISP, perché unisce tanti temi, dall'ambiente, tant'è vero che molti queste manifestazioni vengono debellate, quelle che sono vengono tolti materialmente il materiale plastico, si fa utilizzare l'acqua potabile, quindi siamo molto vicini a quello che possono essere l'ambiente. Un altro tema fondamentale è quello della sensibilità nei confronti delle persone che stanno vicino a noi. Liberi di muoversi è uno slogan che sta a significare molta, molta partecipazione e la libertà di potersi muoversi a 160 gradi. Sicuramente per quanto riguarda oggi la partenza da Pozzallo è molto simbolica, il tempo non ci ha molto aiutato perché essendo anche una domenica delle Palme molti ragazzi e molti sono stati impegnati, però siccome il segnale era giusto che come l'anno scorso è stato dato a Lampedusa oggi si dava a Pozzallo, perché come tutti sappiamo io essendo siciliano la Sicilia diventa la prima terra d'attacco per quanto riguarda gli immigranti e questo fa sì che materialmente noi come siciliani che siamo ospitali a livello proprio umano e personale, anche come organizzazione WISP siamo all'avanguardia e cerchiamo di dare il nostro apporto. La ringrazio Presidente. Adesso chiudiamo il collegamento da Pozzallo. Saluti e buona continuazione. Da Giuseppe Paternò. Riprendiamo la diretta Facebook della manifestazione Vivi Città Nazionale.
Io sono Federica Imbrogli, siamo in centro a Reggio Emilia, stiamo guardando Piazza della Vittoria. Ho con me non uno ma ben due presidenti, il presidente nazionale Vincenzo Manco e il presidente di Reggio Emilia Azio Minardi. Reggio Emilia ha iniziato con una manifestazione partecipatissima, sono oltre 6.000 partecipanti oggi, di cui oltre 5.000, più di 5.000 bambini delle scuole. Avendo due presidenti, con Manco rubato a Roma per l'occasione, gli diamo la parola per il, come padrone di casa in questo momento, Azio Minardi, che ci racconta un po' la manifestazione di Reggio, che è cominciata ieri con una grande festa di sport in piazza per tutti, grandi e adulti, bambini e adulti. Buongiorno a tutti da Reggio Emilia, splendida giornata di sole, siamo nel pieno di Vivicittà, che qui a Reggio ha vissuto due parentesi, tra l'altro, nel senso che ieri abbiamo avuto un'anteprima con lo Wisp Day e la piazza che vedete alle mie spalle è stata coperta dai nostri giochi, dai giochi tradizionali, al volley, al calcetto, alla danza, alla musica, e abbiamo dato un esempio di come i centri storici possono essere valorizzati e possono essere vissuti anche attraverso lo sport e l'attività motoria. Oggi gara competitiva e non, con 34 scuole che partecipano con noi a questa bellissima manifestazione, quindi una grande festa multigenerazionale, multiculturale, che è il vero volto, secondo me, bello di Reggio Emilia. Per cui io voglio ringraziare tutti quelli che hanno consentito a questa manifestazione di essere viva e partecipata, quindi il nostro staff organizzativo in particolare, ma le scuole in particolare, perché abbiamo appunto 35 scuole di ogni ordine e grado e abbiamo tantissime società podistiche del territorio che vengono a colorare con noi la città. È uno spaccato bello di come vorremmo oggi una città moderna, aperta, dinamica, culturalmente così, in qualche modo, che ci offre tante possibilità di ragionare insieme su come vogliamo ripensare anche i modelli dei centri storici cittadini. Lo sport può essere protagonista anche di questo. Grazie. Ecco, intanto vediamo sfilare alle loro spalle le scuole, perché Reggio Emilia, essendo partita un po' prima per ragioni organizzative, siamo all'arrivo, quindi arriveranno le competitive, ci sono le prime scuole. Come diceva Minardi, una manifestazione tutta votata al centro storico, al mettere in movimento le persone. A Vincenzo Manco, presidente WISP, chiediamo appunto qual è l'obiettivo di questa manifestazione e come si materializzano i luoghi in azione di questa edizione di Vivicittà 2017. Questa è la 34esima edizione di Vivicittà, che fin dall'inizio ha avuto sempre come elemento centrale del proprio, diciamo, significato quello appunto di ravvivare i centri storici, di mettere i luoghi delle città, anche quelli meno a volte frequentati. Abbiamo amplificato la nostra presenza anche nelle province di alcune città in Italia, e quindi una manifestazione che negli anni, nei 34 anni di edizione, è sempre cresciuta, cercando di arricchire la propria azione e il proprio intervento. Noi abbiamo un legame particolarmente interessante rispetto al tema del Vivicittà delle grandi iniziative della WISP, ovvero la nostra solidarietà internazionale. Noi non cediamo all'idea di come il mondo possa essere riorganizzato in senso di convivenza, di solidarietà internazionale, di pace tra i popoli. Dietro al Vivicittà è questa tappa del Reggio Emilia, che prevede appunto una grande partecipazione, 6.000 partecipanti, come diceva il presidente Azio Minardi prima, fa ben sperare rispetto a quello che può essere l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere con questa 34esima edizione, cioè una raccolta fondi, un euro per ogni partecipante nelle 41 città italiane, nelle 17 straniere e nei 25 tappe che toccheranno gli istituti penitenziari, sia adulti della popolazione adulta che minorile, una raccolta fondi per la costruzione di un campo sportivo a Qasr. Qasr è un piccolo villaggio, una piccola cittadina al nord del Libano, nella valle della Bekaa, una zona particolarmente povera e con pochissime opportunità di inserimento, di coesione sociale, di inclusione sociale, dove c'è una grande presenza di profughi siriani. Lì la WISP, insieme a Terre des Hommes, è presente, ha costruito questa ipotesi, questo progetto. Realizzeremo questo campetto, come abbiamo già fatto nel campo di Jideide, sempre più o meno nella stessa zona, affinché i bambini che purtroppo hanno subito questi 6 anni e continuano ancora a farlo adesso, 6 anni di guerra in Siria, possano
in quelle, diciamo, in quei posti, in quelle situazioni particolarmente difficili, avere dei momenti di normalità e vedere il proprio diritto al gioco rispettato e affermato. La WISP è anche questo, la WISP è la capacità di ravvivare appunto le piazze, di renderle partecipate, di renderle vivibili per tutti, ma è anche solidarietà internazionale, è anche messaggio di pace e di convivenza tra popoli. Noi vogliamo costruire ponti, infrastrutturazione sociale tra le persone e tra le genti, non vogliamo costruire muri. La WISP del Vivi Città è anche questo. Perfetto, e con questo obiettivo chiudiamo il collegamento inquadrando proprio le persone che stanno arrivando, la grande partecipazione appunto a questa manifestazione che a Reggio Emilia ha raccolto più di 6.000 partecipanti. Lasciamo il collegamento alle altre città per la maratona di Facebook di Vivi Città Nazionale.